Allora, siamo all'oest della piazza. Cioè, qui becchi male perché io sono un tifoso della piazza. Ah, okay, mi piace da morire. Bene. Poi ho già visto anche... È capitato nel posto giusto. Certo, siamo l'unica forza. Ascolta, ma cosa, sai come è? Cosa ci metti qui? Queste sono salsicce e mozzarella. E queste anche lei? Tutti fatti salsicce e mozzarella. Ma con le erbe di campo... Quello lo facciamo nel mese invernale. Ah, ok, perfetto. Abbiamo la nostra rosola. Ah, ok, fantastico. Bella condita, come facevano una volta le nostre vecchie, diciamo, le nostre nonne. Quello è il cassone che va per la maggiore. Ascolta, ma il grasso di sto piedino, ormai non sono più, c'è chi ci mette il grasso, dopo ognuno, c'è chi ci mette ognuno il grasso, ha i suoi segreti, il challenge, l'impasto è sempre quello, diciamo, però ognuno ha i suoi, certo, i suoi tocchi. Che cosa ci fai assaggiare? Cosa gli fai assaggiare? Facciamo assaggiare la nostra specialità, che potrebbe essere una bella salsiccia e cipolla. Bella leggera, dopo il moto, hai già visto la festa? Perché io non ci sono un altro, c'eravamo avanti. Quindi è vero quel giornalista che scrisse quando, adesso tutti questi grandi chef che spopolano in televisione, ma quando Igor Scorelli faceva alta cucina, quando non c'era un po' di età, quindi ho 57 anni, faccio mezzo di. Però eri giovanissimo. Beh, perché... Ah, beh, sì. No, sono stato uno dei più giovani in Italia prima delle due trasmissioni sotto i 30 anni, quindi cioè, era. Allora. È da mangiare. Secondo me, buon appetito. Grazie. Grazie. Cioè, cosa vuoi? Cioè, te ne vai in giro il mondo, arrivi. Persone simpatiche, mangi due cose interessanti. Sì, veramente, comunque è un mondo fatto di personaggi, come dicevi te, lo street food è prima di tutto è il personaggio. La cosa bella è che ogni punto che noi adesso andremo a individuare vedrai che ci sarà un personaggio legato al posto in cui lavora. Ci sarà un progetto unico, ma ognuno di loro avrà un modo diverso. Tutti i personaggi strani, vediamo la versione, ovviamente, no, perché te è un po' lasciato, ci sono. Ma io ti porto, non è che... Vabbè che sono tanti, sono centinaia, quindi abbiamo modo di... Graziella, cosa... ti presento Igles. Graziella, ciao, piacere. Bene. Ciao. Che cosa ti fai assaggiare? Io sono venuto per assaggiare la migliore piada di Romagna, bisogna andare a vincere. Adesso proviamo a farvi sentire la piada classica, tutto peperone e rucola. Fantastico. E lì, sul classico si testa, no? Anche se devo dire che l'abbiamo già mangiata. Già mangiata, allora... Allora, dimmi, che cosa c'è? No, ma è meglio, così sentiamo le differenze. Scusa, veramente, c'è sempre il numero uno. Devo dire, ciao. Alternative interessanti, soprattutto quando si mangia, poi cucina di strada, poi si sta. Ecco. Questo come è? Ci fa ridere, sono piacentina, quindi c'è non va scaldata, cioè la pizza viene
finisce calde sul tagliere, poi farcite e chiuse, perché questa parte... Faticosa? Faticosa tra virgolette, forse per me no, di sicuro, perché ho assaggiato intanto un elemento che è la piada o il cacio, però in modi diversi, quindi anche lì ho potuto capire la differenza tra una posta e l'altra. Varietà, appunto, verdura, frutta, l'arancino di riso, insomma, che abbiamo mangiato diverse cose molto interessanti. Quindi invito tutta Italia, non solo, soprattutto anche dagli italiani, a venire a Street Food, il periodo lo farà. Ma sempre, perché ci sono locali stagionali, locali perfetto. Che... Da adesso in avanti, Rimini, sempre aperto. Sappiamo, la mappa o la web app per i telefonini? Quindi se vi volete fare anche un aperitivo girando per Rimini in moto, in bicicletta, però in moto, cioè con la Ducati la metto, e fare alcuni di questi posti assaggiando frutta, piadina e quant'altro, è un'esperienza suggestiva. Ma la cosa più importante è che in ogni posto troverete un personaggio diverso, questa è una cosa molto interessante. Grazie. C'è Martin? Questa è Piazza Vuota Classica e questa è il Toro. Cioè, vedi, anche questa qui è un'altra novità, cioè la Faro non l'abbiamo ancora sentita, no, neanche io. Quindi, vedi, cioè, è un piatto gastronomico, varia. Siamo più nel cuore di Rimini, nel centro storico, la vecchia pescheria. Cioè, quando mai se non avessimo un'organizzazione del genere, avrei fatto questi posti? È possibile. Non avevo idea. Sai che siamo stati Rimini Street Food, la prima guida allo Street Food italiano? La prima, in assoluto. Siamo migliori. Andiamo al forno della vecchia pescheria. Al forno che, anche in questo caso, non per il pane che sarà buonissimo, ma per la loro spianata. Fanno una spianata incredibile, così ci hanno detto... Tu pensi se in Calabria, a Ferrara, ci fosse l'idea romagnola riminese, no? Insieme, no? A livello di idea, no? Che posto sarebbe, no? Cioè, qui non c'è il mare, cioè, vabbè, c'è la storia, perché l'entroterra è interessante, no? Veramente hanno costruito delle idee geniali, no? Non a caso proprio il turista arriva tutta la parte dell'anno, quindi lo street food può funzionare tutto. Da Natale a Ferragosto in giro per Rimini. Che poi sai, la cosa che piace è poi il progetto che parte dal basso, cioè si parla di qualità accessibile, certo, che però è... la qualità l'abbiamo sentita, esatto. Buone farina di camut, prosciutto, se siete prosciutti interessanti, rucola, squacquerone, salsiccia, cipolla, cioè, fragole buone, ciliegie buone, arancini buone, quindi a livello di costo poco, però è di qualità alta, insomma. Quindi è per tutti. No? Piace anche. Ci piace anche lavorare. Lui è mio fratello, lui è specializzato negli animaletti, quindi cena tema. Cena tema di salsicce, costicce, si fa il maialino. Cena di pesce, si fa il delfino. Cena di Porsche, si fa il Porsche che arriva e via. Tutta la parte c'è. Piace. Bella parte, oppure paninone a metro. Beh, allora non ci resta che assaggiare la schierata.
Aspettate, metterla su, vogliono filmare o no? No, no, metti su. Metti sulla spianata? Venga filmati, come no? No, questa è romagnola. No, dico, non è neanche turca. Ah, no, assolutamente, no, no. Allora, un brindisi a Claudia e Luca. Dalla vecchia pescheria di Rimini. Sì, sì. Buon'estate. Buon'estate.